Giacomo Gindro, Antonio Merlo, Domenico Porello e René Sacchi sono i vigili del fuoco volontari che persero la vita il 2 gennaio 1958. La squadra si stava recando a Rocca Canavese per domare un incendio quando, oltrepassando il passaggio a livello di Via Favria, il mezzo fu travolto dalla littorina della Canavesana. Altri quattro vigili rimasero più o meno gravemente feriti: Secondo Furno, Domenico Milano, Ezio Porello e Domenico Vecchia. Ogni anno, il 2 gennaio, i vigili del fuoco volontari di Rivarolo Canavese commemorano i colleghi caduti. Dopo la celebrazione della Santa Messa presso il distaccamento, i volontari di Rivarolo, insieme a quelli dei distaccamenti della zona, Ivrea, Castellamonte, Quarnier e Bosconero, si sono recati al cippo situato al passaggio a livello. Presenti il comandante provinciale Marco Frezza, l'ispettore dei vigili del fuoco del comando di Torino Michelangelo Garetto, il sindaco Alberto Rostagno, il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi Chiara Leone, oltre agli amministratori dei comuni limitrofi e a diversi cittadini. Come ogni anno, la sirena di quel tempo è riecheggiata nel silenzio generale. Dopo l'esecuzione del silenzio si sono tenuti discorsi ufficiali. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco Marco Frezza ha sottolineato l'importanza di ricordare i colleghi caduti in servizio. Ad aprire i discorsi ufficiali è stato il sindaco Alberto Rostagno. Grazie per essere qui a ricordare dopo 62 anni la tragedia che è rimasta negli annali della storia di Rivarolo, del Canavese e forse del cuore, anzi sicuramente del cuore di tutti noi. Ringrazio i vigili del fuoco volontari di Rivarolo per voler ricordare coloro che li hanno preceduti in questo compito importante, valoroso, i vigili del fuoco di Rivarolo che sono morti proprio qui al passaggio livello che divide il comune di Favria dal quello di Rivarolo. Grazie al comandante provinciale che anche quest'anno è qui con noi, grazie naturalmente al comandante, il capo di staccamento della stazione di Rivarolo, Zaccaria, e grazie a tutti i volontari dei vigili del fuoco di Rivarolo. Grazie a tutti voi, ed è bello che anche quest'anno sia presente il sindaco dei ragazzi, la neosindaca Chiara Leone, come l'anno scorso era presente Pietro De Laurenti, perché è proprio a loro che noi vogliamo tramandare quello che è stato, perché conoscendo la storia, anche la storia locale, possono crescere e crescere sicuramente meglio, perché fare memoria è veramente importante ed è utile per qualsiasi giovane ragazzo che voglia crescere, voglia capire e guardare avanti, guardare il proprio futuro. Io naturalmente, nel ricordare questi quattro allora giovani volontari vigili del fuoco che hanno perso la vita proprio qua, voglio ricordare e ringraziare anche i vigili del fuoco che erano con loro su quella camionetta e che sono ancora presenti oggi, e quindi voglio ringraziare Ezio Porello, figlio di Domenico, e Domenico Milano. Grazie per essere qui e grazie per quello che avete fatto. Per voi la fortuna è stata sicuramente, vi ha aiutato di più di quella dei vostri compagni. Quella camionetta rossa che i vigili del fuoco guidavano quel giorno naturalmente è andata incontro a un destino che nessuno si poteva aspettare, ma che, come ho detto prima, ha lasciato un segno profondo. Quel segno profondo è quella riconoscenza che per due anni consecutivi, e penso che vi faccia onore, ma io sicuramente ho apprezzato veramente tanto che il nostro Presidente, la nostra massima autorità, il Capo dello Stato, l'anno scorso, nel suo discorso del 31 dicembre 2018, ha ricordato la divisa importante dei Vigili del Fuoco, e quest'anno ha ripreso, parlando di Vigili del Fuoco, 31 dicembre 2019, ricordando i Vigili del Fuoco feriti in quella tragedia dell'Alessandrino. Quindi è veramente bello che la massima carica dello Stato ricordi per due anni consecutivi il sacrificio, tra tanti, veramente prende ad esempio il sacrificio dei Vigili del Fuoco. Quindi, collegandomi al Presidente della Repubblica, grazie veramente per quello che fate, per il rischio che correte ogni giorno, ma che lo fate sicuramente con il sorriso sulle labbra, perché andate a,
a fare un'azione che vi rende veramente onore. Grazie, grazie veramente a nome di tutti i cittadini rivarolesi. Grazie ai Vigili del Fuoco, in ricordo dei nostri quattro eroi morti 62 anni fa.